Buongiorno cari, sono arrivata all'aeroporto di Trieste e sto aspettando il trenino per andare dalle patate. Sono arrivata a casa, ora parto alla ricerca delle patate. Ciao bellina. Qui abbiamo il risultato di una prima spesa. Ho preso snack liquidi, un po' di scatolette miste fra gourmet, natural trainer, totonno che non avevo mai visto e provato, poi Catisfaction e 3 pacchi di croccantini. E la riccia? L'obiettino e mio golino. Buongiorno. Guardate cosa ho trovato. Una pallina di sushi gattino. Ma io questa casa l'ho lasciata a luglio. È passato quasi un anno. Ciao amici. Come vecchi tempi, eccoci in strada alle 11 di sera. La differenza è che stamani sono partita da Bruxelles. Con il puffi, è arrivato correndo, non ce l'ho fatta riprenderlo. Sono andata a vedere se Spezzichina era ancora nella casetta. Fino a dopo cena, cioè passata mia amica, era nella casetta, invece adesso la casetta è vuota. Buongiorno amici, eccoci qua di prima mattina. Ho dormito pochissimo, ma quando sono qui c'ho tipo il palletico. Buongiorno carotina mia. Cicci. Riparazione casette. Per riparare la casetta col tetto sfondato ho preso questa lastra di policarbonato. Questo, dopo 2 anni e mezzo usavo un cuscino vecchissimo tutto strappato, ho comprato un nuovo cuscinetto. Ora inizio la riparazione della casa di Tigro, ma non ci sto capendo nulla su come si nemmeno spiccica questa cosa. Speriamo che mi riesca. Il cuscinetto nuovo sembra della misura praticamente perfetta. Sopra l'ho rivestito tutto nella parte dentro con sto materiale. Qua ho fatto questi, l'ho lasciati un pochino più scostati perché volevo che passasse aria visto estate, però se piove dovrebbe tappare. Qua ho fatto questo che è basso, d'inverno si può tirare su questo in modo che protegga praticamente tutto. Sotto ci rimetto questo che è un po' isolante. Lì abbiamo Spizzichina che se la dorme di brutto. Siccome sono una cretina, ho comprato un Pattex 1000 chiodi, per cui serve la pistola, quindi adesso non lo posso incollare. Carotina. Spizzichina si è svegliata, mi fa tutti gli occhiolini così. Oh, piccolina. E ora è arrivato anche il soffiettino. È arrivata anche la piccolina. Eccomi qua a fare il mio giro serale. Ciao. Ciao. Buongiornissimo amici. Sono uscita e ho fatto una spesa, un po' di giri. Ho andato da mangiare a Nana e c'è Paletta Rossa abbastanza lanciata sul mangiare. Spizzichina per ora non l'ho vista, però ieri sera, ieri notte sono andata a vedere. Ha dormito penso tutta la notte, almeno fino a tarda nottata, sotto una macchina qui per strada. Purtroppo mi sarebbe tanto 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 piaciuto prenderla e metterla nella casetta, però ieri sera era in quella fase in cui non aveva voglia. Parliamo di Spizzichina e situazione salute. Ho qua una serie di multivitaminici e integratori, sono principalmente per Spizzichina ma alcuni sono un po' per tutti.
Tanto per cominciare, Spezzichina in questo periodo ha bisogno di rimettere su un po' di chili perché ha un problema ai denti, alla bocca. Sto usando queste. Ho preso questo, che è Gymcut, pasta multivitaminica. Penso che però non glielo darò adesso, rimarrà chiuso. Per Spezzichina invece ho preso questo, che è un trattamento per stimolare il sistema immunitario, e questo, che dovrebbe aiutare a lenire il dolore alle gengive e l'igiene orale. Altre spese di cibo. Ecco qua un'altra po' di scorta. Quanta dolcezza! Sono in giardino, qui c'è Nana. Guardate dov'è tornata questa zuccona. È furba e scema allo stesso tempo. Furba perché fa sempre esattamente quello che ha in testa di fare. Stupidina perché gli ho sistemato la casina. La riuscirei a pulirla, riuscirei a far mangiare più volte al giorno. Ho spostato una casina, quella di Tigro. Anche quella è una cosa che ha suggerito la mia amica, perché mi ha fatto notare nel punto dove è la casina è veramente adesso bollente. Questa povera casetta è piena di lumache. Qui ho tolto quel chilo di cacca, mi sembra abbastanza confortevole. Lei è sempre presente. Ecco la nuova disposizione, questa qua sotto l'alberello. Qua ho tolto il telo, forse gli ci passa un po' più d'aria così. E questa è la famigerata casetta, ho spostato qua. È arrivata anche sta furbettina qui. Ma ve l'ho detto ieri, dormiva dentro una delle casette? Miagolino! Credo che quella lì, sì sì, quella lì è Spezzichina. Invece qui c'è Palletti. C'è questo gattino piccoletto, cioè piccoletto, ormai adulto, però è nato relativamente da poco. Nana non sembra molto convinta. Mi ricorda un po' Pantirino. Nana, Nana. C'è chi è stato servito. Questa è una peperina. Il gattone panterone. Ho appena avuto praticamente un corpo a corpo con Spezzichina, perché è uscita dal giardino, voleva mangiare, non mi voleva seguire, però poi ho fatto un po' un'azione di forza, avevo promesso non avrei più fatto, però l'ho presa di peso, l'ho portata in giardino, ho provato a darle da mangiare ma era già nervosa. A quel punto ho detto vabbè, ormai sei qui, chissà se ti riprendo in questa settimana, quindi l'ho passata tutto allo shampoo secco. L'ho spazzolata il più possibile perché poi quella andrebbe spazzolato via. Lo shampoo se l'è fatto fare, stranamente. La spazzola ha iniziato a agitarsi. Poi l'ho praticamente imboccata col cucchiaino. L'ha mangiata tutta, però era a quel punto miagolava e cercava di andare via. E quindi l'ho messa nella casetta di Tigro, ma è rimasta un minuto. Eccola qui, intacchiata nera con me. Ciao, ciao. Guarda, si vede Mister Basettoni, vieni. Quanti gente c'è qui sotto? Tutta Trieste. Vieni, si mangia qualcosa, vieni. Puffino, oggi sono passata, non c'eri. C'è un esodo di gatti. Una gattina tricolore. Cremino. Piccina soffiettina. Ma che belli, finalmente ti si vede per benino. Stasera Nana tiene la linguina di fuori. Cari amici, completamente disfatta, distrutta, destrutturata, eccomi a casa. Stasera è stata una serata intensa, sempre a causa di Spezzichina che l'ho presa e l'ho pulita, come vi dicevo. È stata una cosa che mi ha messo un'angoscia terribile perché l'ho vista molto insoddisfatta. Stavolta l'ho fatta arrabbiare. Non contenta, la signorina è entrata nel motore di una macchina. Sono riuscita a farla uscire e lasciandola per un po' stare ho messo un biglietto sul cruscotto della macchina. Ho fatto un po' sbollentare la situazione e poi l'ho messa una ciotola proprio con un cibo gustosissimo, profumatissimo sotto la macchina.
E lei è scesa a mangiare, dopodiché è andata a dormire apparentemente, cioè io l'ho lasciata che è andata a dormire nel giardinetto dove stava in passato, passato. Prodotto per stimolare il sistema immunitario sto dando in questo periodo a tutti è questo. Buongiorno amici, rieccoci nel giardinetto dei gatti con Carota, che è la mia ombra in questi giorni. Ripartiamo col nostro work in progress. Siamo addirittura d'arrivo. Ho pulito, rimesso il cuscinetto e la copertina. Per l'estate gli lascio solo questo. Sistemata così diventa una cuccia doppia. In realtà ce ne sta una sola che d'inverno sta sotto ed estate sta sopra. Qui abbiamo una gattina che in realtà io personalmente non avevo mai visto. Poverino, oggi ti ci ho beccato. Non mi fare l'unghia dei pantaloni, amore mio. Guardate il Luganega che è. Che Luga. Ciccio. Ciccio. Eccoli. C'è anche il mio gollino. Ciao. È arrivata finalmente la pistola e ho messo il tettino. Poi ci ho messo questa copertura che secondo me non è una cattiva idea perché aumenta un po' di l'ombra e anche spero rifletta via un po' il calore. Che sibillino è? Miss Basettoni, questa è una gatta troppo forte, a me mi fa scompisciare. Guardate, fa tutta furbinosi. È riuscita a conquistarmi in cuore in 3 volte l'ho vista. Dan dan dan. Che fatica con spizzichino. Com'è che mi sono affezionata alla gatta più testona di Trieste? Dentro a quel coso c'è tanto di quel multivitaminico che credo che gli rigeneri il midollo osseo dall'interno. L'unica cosa, secondo me, tutto sta imbaradan dentro la pasta, non è che la convince molto. Mi stanno osservando dalle finestre perché sto qui seduta in terra che mi sdraio sotto le macchine per dare questa roba al gatto, quindi devo star facendo un discreto show. Questo è il risultato. Speravo meglio. Ce l'ho fatta, gliel'ho fatto mangiare tutto a forza di mischiarlo e riproporlo mischiato a snack liquidi. Lei mi stava ancora aspettando, comunque era ancora lì sotto la macchina, però ora è partita. Eccoci qua. Brava patatina! È tornata la ciccina, è tornata, vieni! Vieni, ciccina bella! Pozzolino, piccolo mio, vieni! Buongiorno Nana. Spesa numero 3. Che ho trovato qui sotto una macchinina? Ciao amici, mi sa che questo vlog sta venendo un po' sconclusionato perché io sono stata completamente assorbita da spizzichina e gatti. Allora, oggi è venerdì, purtroppo la mia settimana sta lentamente ma inesorabilmente, nemmeno tanto lentamente, inesorabilmente finendo. Oggi mi è arrivato l'antipulci finalmente, quindi glielo metterò. C'è anche Carota e mi segue. Carota mi segue, mi cerca, se non mi vede mi viene a cercare. Eccola, è arrivata anche Pallettina, vieni. Acquisti di cibo dell'Isola dei Tesori. Un po' di cibo kitten, mousse,
Mange. Questo che devo dire gli è piaciuto un casino. Totonno. Almo Nature. Gatisfaction. Oasi. Gatisfaction speciali. Snack liquidi ma gourmet per cambiare un po'. Nutri Pocket. E di nuovo Royal Canin. Questa c'ha una faccetta buffa. C'è una faccetta buffa te? Guardate chi c'è. Buongiorno carota. Buongiorno. Dan dan dan. Che è successo? Sei a scusare il tettino? Cosa hai fatto? È troppo caldo? Mi ha seguito per tutta la strada questa disgraziatella. Buongiorno amici, oggi è l'ultimo giorno, quindi inizia da stamattina a salirmi un po' di tristezza. Ho fatto tutto quello che potevo, questa volta veramente ho fatto i salti mortali all'indietro per fare tutto quello che mi ero messo nella testa. Nana ha dimostrato in questi giorni anche lei avere qualche problemino ai dentini. Lei ovviamente non è grave in questo momento, mangia, però crocchette sembra avere un po' di difficoltà. Vediamo se è una cosa temporanea o no. Comunque il buono di Nana è che è gestibile, quindi è portabile da un veterinario facilmente. Te sei Gertrude o no? Ormai non ti rivedo più. Ok, è iniziato l'arrivo. Questo è lo stesso che era su, secondo me. Valletta, che ha mangiato 800 volte oggi. Carota, che ha mangiato 1,5 milioni di volte oggi. E finalmente è arrivata Nana, che però anche stasera sembra avere un po' di problemi ai dentini, vero? Andiamo? Eccolo. Eccola. Aspettami qui, amore. Ma sei puntualissima, sei. Sì, che è successo che c'è una bicicletta buttata? Sei puntualissima. Sei puntualissima! Cicciona! Cici! Ci si saluta anche noi! Affino! Eccolo! Eccolo! Nana l'ho appena fatta arrabbiare, che l'ho baciata. Poi abbiamo anche Pallettina, che mangia! Allora, io sono pronta, ho un paio d'ore qui a Trieste, mi sono sbiaccicata il cibo per gatti sulla maglia per non farsi mancare niente. Questa è la situazione bagagli. Anche Carotina è venuta a salutarmi. Piccinetto, vieni, vai. Ciao amici, ho già fatto 2 giri in tondo, ma purtroppo non sono molto fortunata. Mi sa che non rimane molto tempo. Speravo di vedere la mia spizzichina anche da lontano, tipo nel giardino a fianco, ma forse oggi mi sembra veramente caldo, quindi forse sta sul retro del giardino dove c'è più ombra. Ora vado verso la Toscana. Ciao Tia.